Ora Prima, si registrerà la conferenza. come ho detto prima, la scelta del racconto è stata motivata sia dal fatto che era, secondo me, una dimensione un po' più fruibile e un po' più analizzabile dalle studentesse e dagli studenti, un pochino di più, secondo me, di quello che poteva essere il romanzo, anche perché i tempi poi erano piuttosto ristretti, perché il materiale è stato assegnato, mi sembra, intorno a Natale o subito dopo, non tanto prima. E poi perché il racconto mi sembrava comunque un po' più, che avesse un po' di più una dimensione quasi di laboratorio in qualche maniera, e questo vale sia per chi lo scrive sia per chi lo legge. E quindi che potessero forse un po' lavorare autonomamente sulla scomposizione, sulla lettura appunto di questi testi. E ovviamente quello che vedrete è il loro lavoro, a cui magari io poi ho aggiunto in questa sede qualche ulteriore spunto di analisi che può essere utile sia per loro, sia per voi, sia insomma, se vogliamo, un po' approfondire questi testi. E avrà anche la caratteristica questo incontro di una panoramica su alcune opere, su alcune scrittrici appunto del Novecento, senza in questa circostanza la possibilità di approfondire più che tanto e quindi rimanendo un po' a volte sul sommario, insomma. Però io penso magari di poter dare, spero di poter dare qualche suggerimento, qualche spunto di lettura, non solo delle grandi opere che qui non tratto e che magari chissà nel futuro, perché si tratta di alcune autrici come Ginsburg e come Morante, che vi ho già detto, secondo me richiederebbero tutto un corso, e prima per me che poi per gli altri, e poi insomma perché volevo anche dare la voce ad altre che magari ne hanno avuta un po' meno. E inoltre il racconto è anche comunque nella nostra tradizione letteraria un testo di notevole rilievo nella nostra tradizione, pensiamo a Boccaccio, pensiamo a Basile, magari considerato un po' un genere minore, ma in realtà comunque un grande laboratorio di non solo di esercitazione, ma di anche molto spesso semi da cui poi gli scrittori e le scrittrici fanno germogliare magari dei romanzi, o a volte invece rimangono così un po' ancora in embrione. E di questo, per esempio, vedrete un caso in un racconto, in una serie di racconti dello scialle andaluso di Morante. Adesso inizio, volevo solo dirvi che ho inserito diario, autobiografia e saggio, perché questi generi si intersecano molto spesso nella sia col racconto sia nella scrittura della donna, ma sono anche qui considerati minor dei minori molto spesso, e quindi proverò a darvi qualche spunto anche per approfondire se volete. Dunque, la prima scrittrice di cui oggi parlo è Maria Messina. La premessa della premessa è che non dirò tutto quello che vorrei, perché questo libro è oggetto tra poco di una lettura condivisa tra studenti e insegnanti nel gruppo di lettura della scuola, quindi sto attentissima a non raccontare certi dettagli che magari, insomma, ancora non tutti i lettori hanno scoperto, e quindi vi lascio il piacere di scoprirli. Maria Messina sicuramente è una di quelle scrittrici ignorate, anche se abbastanza studiate. In realtà oggi ci sono delle riscoperte, qui la vedete sia in una, forse l'unica foto disponibile che abbiamo, e nel ritratto del professor Chiodini, che ancora ringraziamo. La foto non è di Messina, infatti lo dico subito, è di un'altra scrittrice che scrisse la prefazione a una raccolta di racconti di Maria Messina, di cui qui ho messo alcune informazioni biografiche molto stringate, anche perché durante la guerra lei si era rifugiata in Toscana. Lei era tra l'altro una donna
che aveva avuto, soffriva, aveva una malattia molto, molto seria che l'aveva anche costretta a un isolamento ulteriore e tutto quello che lei ha scritto a livello di materiale non pubblicato o di scrittura privata è andato distrutto durante la guerra e quindi non abbiamo molto. Gli unici contatti dell'ambiente letterario, come vi ho assegnato qui, erano appunto Ada Negri, di cui vi ho dato qualche indicazione che magari in un futuro sarà tra le scrittrici che riprenderemo, scrittrici trascurate fino adesso, e Giovanni Verga. Giovanni Verga con cui ha una fitta corrispondenza, che però a un certo punto poi alla fine non le risponderà e questo per lei sarà occasione di grande dispiacere, e nei confronti dei quali ha una adorazione, si può dire. Infatti scrive, mi perdoni se oso scriverle con franchezza, tenga conto lei che è un così fine conoscitore dell'animo umano di due cose, della mia età, ho 22 anni, e della mia poca esperienza della società. Sono vissuta sempre sola, nella mia piccola famiglia, non sono mai neanche andata a scuola. I miei maestri sono stati mia madre quando ero piccola e il mio unico e amato fratello fino a poco tempo fa. Queste sono proprio le sue parole. E chiede consigli e chiede guida proprio letteraria e Verga la esorta a continuare a scrivere. Come vi ho detto, fu recensita da Borghese, fu riscoperta e pubblicata da Casa Sellerio appunto negli anni Ottanta, però poi direi un po' dimenticata e non sempre i suoi testi si riescono a trovare. Facciamo una precisazione perché lei, come anche magari Grazia Deledda, molto spesso si associano al verismo, che nulla di anomalo, certamente certi contesti, certe situazioni, certe ambientazioni possono effettivamente entrare in questa categoria, ma in realtà c'è molto altro e tutto, direi, in questo caso veramente nella scrittura di Messina estremamente femminile. Femminile nel senso di analisi, una prima, io direi, analisi della situazione della donna in questo momento storico. Il testo che ho letto è che è un articolo, direi, di Maria Serena Sapegno, ci spiega un po' una caratteristica di questa scrittura che possiamo individuare nella parola chiave della soglia. La soglia significa che nei testi di Maria Messina, quando viene descritta la figura della donna, il ruolo della donna all'interno della famiglia, direi famiglia patriarcale, questo tema spesso viene quasi viene descritto, viene rappresentato con una cifra che oggi possiamo percepire contraddittoria e ambigua. Perché? Beh, perché in realtà c'è l'affiorare della coscienza da parte del soggetto femminile, il passaggio da un silenzio a una parola, nel momento in cui la donna comincia a prendere coscienza della situazione in cui è costretta. Ma è un lungo percorso, contraddittorio perché vedremo la figura maschile, per quanto si percepisca e si realizzi come una figura violenta, dominatrice, che sottomette la donna, nello stesso tempo ha però delle caratteristiche per cui dà sicurezza, provvede al sostentamento e quindi c'è una forma di quasi gratitudine che però si scontra con la coscienza invece di essere considerate meno che niente. La storia non la racconto nel dettaglio appunto per il motivo che vi ho detto prima. Si tratta della storia comunque in sintesi di due sorelle, una è Antonietta, l'altra è Nicolina, una è la moglie, l'altra la sorella di Antonietta, la cognata di Don Lucio, che è questo padre di famiglia, amministratore e factotum di un barone. E come vi ho detto, in sostanza qui c'è descritto per una delle prime volte la figura di questo padre padrone, marito padrone, con un lento, progressivo, appunto, atto di coscienza da parte del soggetto femminile, che deve anche trovare un linguaggio per esprimere
quelle che cominciano a essere delle domande, anche se non ci sono ancora le risposte a quella condizione o le alternative. Qualche volta in altri racconti, il racconto è una delle misure più utilizzate da Messina, in cui veramente ha una misura veramente calibrata del senso del ritmo del racconto, come appunto la pupattola di Cencio. Nel momento in cui viene descritta, ci si dice che in presenza del marito essa non osava avere desideri o speranze, era una povera cosa senza volontà. L'accesso alla condizione di soggetto arriva alla fine e a caro prezzo, e durante il racconto può esprimere solamente un'infelicità senza quasi pensiero. Arriverà alla fine questa consapevolezza. Nicolina è la sorella di cui dico solamente che viene accolta in casa perché il padre muore e quindi la madre non riesce più a sostenere tutto il peso degli altri figli, e quindi viene accolta dalla famiglia di Antonietta e da Don Lucio, appunto, che le fa pesare no? Questo aiuto economico che sta dando, e avrà comportamenti ben più gravi nei confronti di questa donna. Poi il figlio è Alessio, che è un bambino ragazzino che ha. Possiamo immaginarci come un po' una specie di alternativa al patriarcato, e soffre del patriarcato, soffre di questa figura così dura e così anche non trasparente, non autentica come suo padre, che rappresenta il patriarcato. E aggiungo, qui ci sarebbe un po' da approfondire, ma il tempo non ci aiuta. Questo patriarcato sembra essere ossessionato veramente solo dalla propria morte, e quindi è molto interessante. Questo bambino sogna, legge dei romanzi e non si schiera con il potere, ma anzi cerca quasi un po' di coinvolgere la madre, la zia, a un'alternativa, non dico proprio una ribellione, ma insomma una presa di coscienza. Come vi ho detto prima, Don Lucio è l'esempio del potere violento, proprio messo a nudo anche in questa sua contraddittorietà, cioè di quello che è in realtà la relazione delle donne con lui, perché, come abbiamo detto, è un'autorità che dà sicurezza, provvede al sostentamento, ma non protegge la vita, non educa il figlio, ma lo domina, schiaccia le figlie femmine, usa le donne e disprezza la loro sofferenza. E alla fine, dice, cercava tutte le occasioni per incutere timore alle figlie, non le mandava più neanche dalle monache perché non gli sfuggissero, come Alessio, le voleva custodire, le voleva formare a lui, a suo modo, docili, semplici, ignoranti, senza desideri, come debbono essere le donne. Adesso vi invece parlerà appunto Ilaria, che ha insieme ad Erika analizzato un racconto di questa raccolta che si chiama Piccoli Gorghi. Buon pomeriggio, io vi parlerò appunto della raccolta di racconti Piccoli Gorghi e più precisamente di un racconto intitolato L'ora che passa. Allora, Piccoli Gorghi è appunto una raccolta di racconti scritta da Maria Messina e pubblicata nel 1911. Le novelle presenti in questa raccolta sono state scritte a Mistretta, una cittadina in provincia di Messina, dove lei si è trasferita con la sua famiglia. L'ora che passa. Allora, il racconto parla di un'insegnante delle scuole elementari di nome Rosalia, la quale vive con i genitori e la sorella minore. La sua famiglia ha diversi problemi economici, inoltre, i fratelli della protagonista, non ricevendo uno stipendio molto elevato, si fanno mantenere dai genitori e dalla sorella maggiore. Rosalia, inoltre, viene sempre, diciamo ricoperta dalle richieste di un collega, il professor Mirtoli, il quale le chiede spesso di sposarlo e andare a vivere insieme, ma lei rifiuta di continuo per paura che senza di lei i genitori e il resto della famiglia non riuscirebbero ad andare avanti. Quel giorno, un giorno appunto però il professor Mirtoli si ripresenta da lei, le fa di nuovo questa proposta e lei decide di accettare per appunto una voglia di libertà. Però i due vengono interrotti dal padre, il quale annuncia un'altra richiesta di sostegno economico da parte del fratello Filippo. Sentendo questa richiesta, Rosalia prova inizialmente a controbattere, ma vedendo la rassegnazione del padre si rassegna anche lei. Una volta tornata a casa, la protagonista inizia a riflettere sul senso di soffocamento causato dal ruolo che le è stato assegnato da tutta la sua vita e sulla sua rabbia repressa.
Questi pensieri la portano ad un sentimento di inquietudine, che fa riemergere i rimpianti che la portano a desiderio di libertà. E adesso appunto parliamo dell'analisi. Appunto, il tema principale di questa novella è la condizione della donna. Infatti, la protagonista deve sacrificarsi per la cura della famiglia che si trova in condizioni economiche disagiate. Lei appunto ha dovuto sempre compiere delle rinunce. Un esempio, appunto, lei ha fatto tanti sacrifici per fare in modo che i suoi fratelli andassero all'università, cosa che lei non ha potuto permettersi in quanto donna. La protagonista, davanti a questa condizione, prova a reagire, prova frustrazione, rabbia e ha una voglia di fuggire da questo carcere, che ricopre il suo ruolo. Inoltre, lei ha un dissidio interiore, una parte di sé vuole appunto fuggire. Ma invece l'altra parte di sé la tiene attaccata al suo ruolo, la fa rassegnare. Ed è come se lei fosse appunto estranea a quella parte di sé che vuole scappare e fuggire, quindi in parte estranea a se stessa. E dunque, ora leggeremo delle parti di testo tratte da questo racconto. Dunque, quanti anni di lavoro, quanti sacrifici aveva sostenuto? L'intera giovinezza sacrificata alla famiglia era passata senza che un solo pensiero egoista l'avesse inasprita, un solo pensiero impuro l'avesse intorbidata. E guardandosi allo specchio, prima di uscire, le saliva su fino agli occhi, l'amaro rimpianto della giovinezza forte e serena, di cui cominciava ad avvedersi solo ora che andava via, poco a poco, insieme alla dolcezza dello sguardo, al rigoglio del corpo, alla freschezza della carnagione. Sentiva un vuoto intorno a sé, come uno che ha perduto qualche cosa di vitale. E quando era chiusa nella scuola, fra le sue bambine, che fra una lezione e l'altra cinguettavano come cinghie allegre, la prendeva con violenza un'ardente, insaziabile voglia dell'aria libera, del cielo aperto. Grazie Ilaria, e quindi adesso proseguiamo con un'altra scrittrice. Questa scrittrice è Anna Banti, che qui vedete sempre rappresentata in foto e nel ritratto del professor Chiodini. Di Anna Banti ho inserito anche qui alcuni dati essenziali della sua biografia. In realtà il nome era diverso, lei si chiamava Lucia Lopresti era critica d'arte, saggista, scrittrice, traduttrice e si era occupata appunto di storia dell'arte del Seicento. Ne abbiamo letto un racconto che adesso vi verrà esposto da due studentesse e io vi ho messo il romanzo, uno dei romanzi più famoso che appunto è dedicato a una pittrice seicentesca, Artemisia Gentileschi. Questo romanzo anche ebbe una storia travagliata perché si perse il manoscritto originale, lei poi lo rielaborò, lo riscrisse. Questo testo è quasi non solo la storia di una sorta di dialogo con Artemisia, ma anche con il suo testo perduto. Certamente sia Anna Banti che un'altra scrittrice di cui purtroppo non parlerò, che è Maria Bellonci, rappresentano un po' quel filone di interesse per il romanzo storico. Un romanzo storico che ha come loro interlocutore sicuramente Manzoni, ma anche una personalissima interpretazione, certamente come nel caso di Artemisia, quella, ma anche vedremo di Lavinia, soprattutto di Lavinia Fuggita, di cui parleremo adesso, della storia dell'ingegno femminile ostacolato e represso. Vi ho inserito alcuni titoli, vi ho inserito anche questo testo, noi credevamo che viene associato da qualche critico proprio anche a un esempio della scrittura diaristica. Ecco, però adesso invece parliamo proprio di Lavinia Fuggita, che è appunto il racconto di questo ingegno femminile, non nel campo dell'arte, ma nel campo della musica, un racconto veramente molto
molto bello, che comincia, adesso farò parlare le ragazze, che comincia con quasi una scena un po' fuori fuoco, perché si parla di un ragazzo che poi sposerà una fanciulla e che un giorno assiste a una strana scena, cioè escono da una finestra collegata di un collegio per orfanelle dei fogli in cui ci sono scritti dei segni che lui non riconosce, che sembrano, dice, mazzetti di ciliegie nere, che sono note e che vengono buttati fuori dalla finestra. Non capiamo il senso di questo gesto, ma lo capiremo invece quando avremo capito la storia, ascoltato la storia di Lavinia. Quindi adesso parleranno Alice Arcangeli e Ilaria Mazzei. Se ci sono, forse no, quindi se non ci sono, forse comincio io perché forse hanno avuto qualche. Dovrebbe partire Federica, però se non c'è posso. Parti tu, magari. Ok, va bene, Alice, ok, perché io non Allora, vedo e quindi. Ok, vai tu. partiamo dal riassunto di questo racconto. Lavinia è una maestra di coro, di istituzione della pietà, che si distingue dalle altre ragazze per la sua personalità misteriosa e per avere un grande segreto. Infatti, in questo ambiente di rigore e di ordine, la ragazza non riesce a sopprimere il desiderio di comporre musica. Orsola e Zanetta, le sue ex compagne, anni dopo si ritrovano a ricordare la sua storia, la storia della sua scomparsa. Infatti Orsola era stata sua confidente. In conservatorio Lavinia le aveva raccontato di come modificasse gli spartiti, di come la musica le parlasse e del suo bisogno di esprimersi e scrivere nonostante le fosse proibito. È proprio Orsola a convincere la compagna ad andare a parlare della sua vocazione a Don Antonio Vivaldi, rettore del convitto. Lavinia segue il consiglio di Orsola, ma per questo viene punita, e dentro di lei il desiderio di essere libera e anche il desiderio di ritrovare le sue radici cresce sempre di più. È proprio durante una gita del coro, alle zattere, Lavinia viene convocata da priora in presenza del maestro Vivaldi, e fu proprio quella l'ultima volta in cui la ragazza fu vista, uscendo in lacrime dall'incontro, tenendo tra le mani il suo quaderno di musica. Parlando invece dei temi principali del racconto, abbiamo la musica e la composizione, come libertà proibita alle donne. Partiamo da una citazione che parla di Orsola e Zanetta. Anni fa erano due ragazze animose, due figlie della fortuna, ricche di ambizioni segrete, perché alla pietà la strada per diventare celebre è aperta a chiunque. Da questa citazione del libro si deduce che Orsola e Zanetta un tempo erano ragazze vitali e ambiziose, ma con il tempo preferirono conformarsi alla norma e vivere una vita tranquilla e anonima, maritandosi. Al contrario invece di Lavinia, che tramite quest'altra citazione possiamo capire la profonda differenza tra le ragazze. Lavinia era buona e generosa, Lavinia non aveva malizie e intrighe come quest'altra del coro, ma purtroppo non c'era modo di cavargli di testa la smania di alterare le partiture da eseguirsi, introdurvi certe sue invenzioni e mutare la distribuzione delle parti. Era una pazzia, una maledizione. Lei se ne era accorta per caso. Lavinia non se ne divertiva affatto, anzi tremava. Tremava copiando di nascosto le parti alterate, tremava dirigendo le prove. Da questa descrizione capiamo che Lavinia, al contrario delle sue compagne, ha questo talento, questa vocazione che non può reprimere, ma nel Settecento comporre musica era una mansione proibita alle donne. Infatti Lavinia dice: mai mi prenderebbero sul serio, mai mi permetterebbero di comporre. La musica degli altri è come un discorso rivolto a me, io devo rispondere e sentire il suono della mia voce. Non è uno scherzo, potresti stare zitta quando ti senti chiamata da chi ti vuole bene. E anche le amiche di Lavinia, come Orsola, la vorrebbero sostenere. A Orsola a un certo punto le rivolge la domanda: alla fine chi ti ha detto che non è permesso comporre? Ma questa sappiamo che è una domanda retorica. Infatti, proprio quando Lavinia vuole rivelare questa sua passione, viene punita. E fino a quando Lavinia riesce a tenere nascosta questa sua passione, fino a quando il desiderio diventa così grande che la ragazza è pronta a tutto piuttosto che mettere a tacere la sua dote. Lavinia, inoltre, come abbiamo già detto, sente una forte inclinazione verso la libertà e vuole andare alla ricerca delle sue radici. È disposta davvero a tutto piuttosto di seguire un destino per lei già scritto.
ed è disposta a scappare come poi farà verso un luogo ignoto. E se non c'è Federica, dico anche la Mi si prossima sente parte. adesso? Mi si Ok, sente? Federica, adesso ci sei. Se vuoi leggere Sì. l'ultima slide della relazione tra Orsola e Zanetta, ti Sì, ascoltiamo. appunto adesso vi parlerò della relazione delle due amiche, Orsola e Zanetta. La relazione tra le due donne è di una stretta amicizia, appunto legata dalle molte esperienze passate insieme all'Istituto della Pietà di Venezia, che è un orfanotrofio che le accoglie e dove entrambe frequentano appunto il coro. In seguito si trasferiranno a Chioggia e le due amiche si ritroveranno tutti i pomeriggi a casa di Orsola a cucire. Un passatempo che le due condividono per compensare un altro bisogno più grande, cioè ricordare l'accaduto e ripercorrere quell'evento che rimarrà sempre misterioso, cioè la fuga di Lavinia della loro amica. E di questo Orsola si sente particolarmente coinvolta appunto perché era stata sua confidente. La condivisione di questo ricordo è fatta di silenzi, di pensieri e di supposizioni e Orsola e Zanetta si interrogano se la colpa della fuga della loro amica sia loro, ma alla fine finiscono per trasformare la domanda che cosa le abbiamo fatto in cosa le avranno fatto, come se fosse una colpa comune, un'accusa alla società. Bene, e quindi questa ragazza svanisce con il suo quaderno e svanisce il suo talento. Ci sono altri racconti di Anna Banti molto interessanti, sempre sulla condizione della donna e la presa di coscienza della donna, e anche questi, devo dire, sono veramente costruiti in un modo molto interessante. Adesso invece affrontiamo un'altra scrittrice. Che è Anna Maria Ortese. Anna Maria Ortese è una scrittrice che è nota per sicuramente alcuni romanzi, ma io penso soprattutto per i suoi racconti. Io penso che veramente lei avesse proprio una vocazione al racconto e vi ho inserito e parleremo di questa raccolta, una delle più note di Anna Maria Ortese, che si intitola Il mare non bagna Napoli. Vi ho messo per ora l'immagine dell'edizione Adelphi, perché la casa editrice Adelphi da un certo punto, mi sembra verso anni 80, iniziò la pubblicazione e ripubblicazione di molti testi di Anna Maria Ortese e io vi farò poi vedere invece quello, una delle prime. Lei infatti esordisce proprio con una raccolta di racconti che si intitola Angelici Dolori. Un altro testo che le porterà il premio Strega è Poveri e Semplici, forse più noti a voi potrebbero essere L'Iguana e Il Cardello Innamorato, dove c'è una delle vene più interessanti, secondo me, delle tematiche più interessanti di Ortese, che è quello del rapporto tra l'uomo e la natura, e soprattutto nella natura con le creature più umili, cioè certi animali, certe figure che per lei diventano simboliche, e come d'altra parte anche, diciamo, collegandosi anche a un altro suo profondo interesse e attenzione per quelli che sono gli infimi, i poveri, i più piccoli, creature che dice possono comprendermi perché hanno sofferto e possono trovare una consonanza nella mia opera. Vi ho inserito poi il testo di Corpo Celeste, che è una raccolta di saggi, proprio perché secondo me anche il saggio, e qui posso affrontarlo veramente in maniera molto molto laterale, e la scrittura saggistica femminile, come dall'altra parte anche quella maschile, forse potrebbero avere un po' più di posto anche nella didattica, nel nostro, per cui parlo come insegnanti, perché sono veramente dei testi molto interessanti e con una loro specificità che secondo me li rende molto fruibili, oltre al fatto che sono veramente ampi come anche spunti sull'attualità o di riflessione sulla storia, sulla letteratura. I racconti che abbiamo analizzato sono due, per oggi purtroppo non avevano la possibilità, le
ragazzi che hanno lavorato su questi racconti. Quindi io comunque in uno inserirò le loro slide e poi ne parlerò io. Però per quanto riguarda il mare non bagna Napoli faccio una premessa perché questa serie di racconti provocò una profonda spaccatura tra la scrittrice e l'ambiente culturale napoletano. Perché lei raccontò di di una città, intanto il titolo, no? Il mare non bagna Napoli, che sembra un non senso perché il mare bagna Napoli, ma è un mare che è stato associato più che altro al mare come se fosse la storia, il mare della storia che non tocca Napoli, come se lei rimanesse in una sorta di immobilità che la rende impermeabile al cambiamento. Perché dico una spaccatura con l'ambiente culturale napoletano che portò addirittura poi Anna Maria Ortesi a lasciare Napoli e non tornarci mai più, se non di nascosto moltissimi anni dopo? Perché la descrizione di Napoli che lei ha composto in questo testo, soprattutto in alcuni racconti come La città involontaria, e che non coincideva assolutamente con l'immagine un po' oleografica, solare, mediterranea di questa città, scandalizzò la città che non si riconobbe, non accettò questa descrizione di Ortese. In particolare, io vi ricordo la sua terribile descrizione dei granili, questi edifici sterminati, immensi, questi edifici che in realtà erano nati come depositi di grano, che però dopo la guerra vennero svuotati e riempiti di sfollati sostanzialmente. E la sua descrizione quasi documentaristica, giornalistica, appunto, rende veramente l'immagine di un'umanità che di umano non ha più nulla. Vorrei leggere giusto qualche riga proprio di questo luogo che viene descritto in questo modo. Sui due lati di ciascun corridoio si aprono 86 porte di abitazioni private, 43 a destra e 43 a sinistra, più quella di un gabinetto, contraddistinte da una serie di numeri che vanno da 1 a 348. In ognuno di questi locali sono raccolte da 1 a 5 famiglie, con una media di 3 famiglie per vano. La larghezza di ogni corridoio va da 7 a 8 metri. La parola corridoio vale a designare più che altro quattro strade di una qualunque zona cittadina, sopraelevate come i piani di un autobus e prive affatto di cielo. Soprattutto per il piano terra e i due piani superiori, la luce del sole è rappresentata da quelle 28 lampade elettriche che qui brillano debolmente sia la notte che il giorno. È immaginabile la reazione, certamente quel cielo e quel sole che caratterizzavano, no, anche un po' questa immagine forse stereotipata, sono ridotti a questo buio. Lei dice che sembrano proprio la cava di termiti quasi, no? Invasa da termiti. Il racconto che abbiamo letto insieme è Un paio di occhiali, che vi consiglio perché è veramente un racconto bellissimo, che ha tra l'altro un'altra delle grandi tematiche della scrittura sia di Ortese, ma per esempio anche di Morante e di altre scrittrici, che è lo sguardo dell'infanzia, perché la protagonista è una bambina che è miope, e adesso non posso raccontarvela tutta, però certamente la sua reazione di fronte alla realtà nel momento in cui le verranno posti finalmente gli occhiali che la zia, facendoglielo pesare infinitamente, le ha comprato, sarà una reazione terribile, una reazione di quasi proprio rigetto fisico. Certamente il rapporto con la realtà rappresentato dalla reazione di questa bambina è appunto una reazione che rappresenta un po' quello che pensava Ortese della realtà, il suo rapporto complesso con la realtà.
Il racconto invece che abbiamo, che appunto, di cui vi propongo le immagini è interno familiare, che racconta di una donna non più giovane che appunto lavora, è indipendente e conduce un negozio di maglieria con il quale mantiene tutta la famiglia. L'ha ereditato dal padre che era barbiere, lei invece ha intrapreso questa attività. La notizia che forse un antico suo spasimante sia ritornato le apre una sorta di dimensione ignota, questo spiraglio di speranza di potersi realizzare anche come moglie, come madre. Però la realtà le si chiude davanti molto velocemente perché scopre che appunto di lì a breve l'uomo si è fidanzato con un'altra. Le ragazze qui avevano individuato alcune delle tematiche e certamente questa sorta quasi di contraddizione perché è indipendente eppure non è felice. E vi leggo qualche brano che era stato selezionato e poi aggiungo una tematica che poi ci porta verso altre riflessioni. Una donna giunta alle soglie dei 40 anni, dopo aver perduto quasi senza accorgersene ogni speranza di un bene personale ed essersi adattata piuttosto facilmente a una vita da uomo, tutta responsabilità, contabilità, lavoro. Salvo il piacere di vestirsi come una donna di grande città, non conosceva e non desiderava altro, come se fosse felice, come se le bastasse il suo lavoro e la soddisfazione di mantenere tutta la famiglia da quando era mancato il padre e la potessero consolare tutti quegli abiti che si faceva, e invece non era vero. E a un tratto si accorse che in mezzo a tante emozioni il suo pensiero più profondo era tornato calmo, freddo, inerte come sempre era stato e di Antonio e della vita stessa non le importava più nulla. E il fatto di vestirsi in modo elegante, in realtà non è qualcosa che la gratifica completamente, perché lei, questa in realtà è come se il suo corpo fosse raggelato dentro questa eleganza, non fosse veramente una cura orgogliosa di sé. Ecco. A questo tema aggiungo, quello della madre, della maternità, che dopo tenterò a meno di mettere a fuoco in due linee veramente molto essenziali, perché all'interno di questo interno familiare c'è la madre di Anastasia, la quale risulta essere la sua più inflessibile e crudele carceriera, che non ha nessuna simpatia per questa figlia, ma in un certo senso ha un atteggiamento contraddittorio un po', no? Nei suoi confronti. Ne apprezza l'energia, ma nello stesso tempo la docilità, quello spirito pratico, unito però a tanta rassegnata freddezza. La fissava, talvolta provando quel senso oscuro di compassione e festa, di rimorso e di allegria, che sempre la prendeva osservando la perfetta, inalterabile bruttezza di Anastasia, quei lineamenti rigidi e privi di qualsiasi espressione, come quelli di una forchetta. Mortificarla doveva, ecco tutto, mortificarla e indirettamente, con delicatezza, richiamarla ai suoi doveri. È un consuntivo molto amaro quello che fa la madre alla fine di questo racconto, perché dice alla nostra età, quando cerca di consolare la figlia, le dice alla nostra età non c'è più niente che possa portarci consolazione, servire, servire fino alla morte, ecco quanto ci rimane. In realtà appunto è una madre che in qualche maniera vede come non un obiettivo, ma certamente una sorta di realizzazione, quello che la figlia replichi esattamente questo destino immutabile, programmato appunto delle donne. Sul tema della maternità, io qui faccio veramente un'apertura molto, molto circoscritta, prendendola da un testo che analizza il rapporto tra madre e figlie in tantissime scrittrici del Novecento e che all'inizio inserisce una introduzione, appunto, una sorta di percorso su come è stata rappresentata e percepita. Nella storia del pensiero della donna, il rapporto tra madre e figlia, che ovviamente non è certamente possibile esaurire qui in pochi fili, diciamo, ma io cercherò di prenderne almeno un paio, però insomma intanto vi leggo come qual è stato magari uno delle, potesse essere stata una delle tappe di questa
di questa presa di coscienza della centralità di questa relazione nella scrittura delle donne. Nella cultura e nella letteratura del Novecento, la relazione madre-figlia, nodo dell'autobiografia e centro tematico forte della scrittura femminile, è stata descritta spesso dalla testimonianza di innumerevoli donne come luogo di conflitti e di sofferenze, e anche l'emancipazione femminile, soprattutto negli anni 70, è stata collegata all'uccisione simbolica della madre, come origine annullamento di sé, che non lasciava spazio a desideri, progetti e ambizioni. Quando si parla di uccisione simbolica, ci si riferisce cioè alla volontà di spazzare un po' via tutto quello che è stata una rappresentazione millenaria di un ruolo rigido, fisso e stabilito, usiamo sempre questa parola, dal patriarcato. Nello stesso tempo, però, Saverio Chemotti mette in luce come il percorso invece però si è poi così svolto su altri fili, non solo quella di una, diciamo, presa di distanza che forse era necessaria in quegli anni di contestazione dal ruolo simbolico della madre, appunto, e la sua uccisione simbolica, ma quanto piuttosto ad altre prese di coscienza e anche all'assunzione di che cosa veramente sia questo rapporto e di che cosa sia il materno, che per Luce Rigarai è il rimettere al mondo se stesse come necessità. Che è necessario anche che noi scopriamo che siamo sempre madri dal momento che siamo donne, mettiamo al mondo qualcosa di diverso dai figli e generiamo qualcosa che non è il bambino, amore, desiderio, linguaggio, arte, società, politica, religione. Ma questa creazione da secoli ci è stata vietata e bisogna che noi ci riappropriamo di questa dimensione materna che ci appartiene in quanto donne. Quindi la riappropriazione della figura della maternità come cura, come accudimento e come dedizione è uno dei passi che questo percorso di consapevolezza sta portando anche ora, e quasi come se fosse proprio necessario ricollegare il ruolo politico e sociale della maternità, e nello stesso tempo di riassumere, e questo è molto interessante, la figura della madre come quella che fa dono della vita, certamente, ma soprattutto fa anche dono della lingua, per esempio nell'immagine, nell'espressione della lingua madre, ma proprio di una lingua che secondo Muraro era la lingua che forse più del logos riesce a dire ogni cosa e a dirla in modo più, in più diciamo, che tenga insieme il corpo e il linguaggio, l'esperienza e appunto il linguaggio. Lei dice un logo più aperta a ogni dire, a ogni voler dire. Luisa Muraro, mi riferisco dopo, magari le metterò nella bibliografia al testo che appunto si intitola L'ordine simbolico della madre. Invece, per quanto riguarda Rigarai, il corpo a corpo con la madre, che certamente, vedete, usano proprio termini che sono ritornati in questa riflessione. Non approfondisco, anche perché si tratta di magari entrare in ambiti disciplinari che non mi sono. Tutto non sono i miei, che sono quelli dell'antropologia, della filosofia, della psicanalisi, però certamente che possiamo e che queste studiose ci mettono in luce proprio nei testi che leggiamo. Quindi adesso io prendo in esame sia un testo di Alba de Céspedes, che però non è un racconto e che non ho potuto fare in classe, proprio perché volevo darvi un'alternativa a quella che non è come nell'archetipo così individuato da Jung, da una parte la madre amorosa, dall'altra la madre terrificante, ma è quella che mi verrebbe da chiamare una madre liberante, che è appunto quella del personaggio di uno dei romanzi di Alba de Céspedes, che è Il quaderno proibito. Qui vi ho messo alcune tappe della sua scrittura e della sua vita. Lei era di padre cubano, però nata in Italia, e qui ve l'avevo messo qui, esatto, ha partecipato anche lei come molte altre, io ve l'ho scritto, ma di molte che hanno partecipato alla Resistenza, e ha scritto questo testo che si chiama appunto Il quaderno proibito, che cos'è? È un testo che
possiamo equiparare a un roman journal, a una forma di invenzione narrativa che è stata un po' analizzata da questo studioso proprio nel testo di Eccentriche di cui vi avevo parlato. E questo perché? Beh, perché questo è un diario che è un'invenzione, però il diario è pubblicato, il diario è effettivamente un genere letterario, leggiamo diari, ci sono diari che sono pubblicati in vita. E Filippo Secchieri nota che in realtà nel campo italiano ce ne sono pochi. Sì, certo, possiamo nominarne alcuni, per esempio, però un po' lui dice settoriali, per esempio Diario di Grecia, di Lalla Romano, oppure Diario Partigiano di Ada Gobetti, però un po' circoscritti come esperienza. La penuria, però lui dice è possibile però darle un significato. Come mai ce ne sono pochi? La penuria tutta italiana di romanzi e diari femminili, nonché con la significativa eccezione dell'Alerano di diari di scrittrici pubblicati in vita, sembra attestare la sopravvivenza di una sorta di tabù della naturalezza, qualcosa come un timore di scrivere, dunque di apparire e mostrarsi all'esterno delle coordinate rassicuranti di generi tradizionali e canonici, quali il romanzo, il racconto, la poesia. Il timore, insomma, condiviso da buona parte delle nostre scrittrici, di essere tacciate di scarsa o approssimativa letterarietà, di carenza di professionalità e di sorvegliatezza stilistica, per solito esprimentesi nell'accusa di autobiografismo deteriore e nel deprezzamento dell'impresa diaristica avvertita come preletteraria, se non addirittura adolescenziale e tipicamente femminile, stante la gentile muffa dei sentimenti e dei pensieri che gli si attribuisce. Quindi una sorta di pregiudizio, no? Di autobiografismo deteriore, una scrittura adolescenziale, femminile, preletteraria, che invece però in altre letterature, mi sembra, è stata praticata sia da uomini che da donne e ha assunto invece un valore letterario molto significativo. Il testo inventato di De Cespedes parla di una donna che ha comprato un quaderno segreto. Un quaderno segreto che è, secondo altri, invece, proprio una, sì, nella pratica quotidiana, una forma stilistica prediletta dalla scrittura femminile perché incrocia in un certo senso privato e pubblico e soprattutto incrocia anche la vita reale, quella immaginata. Valeria è una donna che in qualche modo però comincia a sentire che la scrittura del diario la toglie agli altri e quindi lei lo vive con un senso di colpa. Lei deve anche nasconderlo questo diario, non sa neanche dove metterlo, alla fine lo mette praticamente nel secchio degli stracci perché non vuole che venga trovato e deve fare la cresta sulla spesa per dire che l'ha comprato, non sa neanche in che luogo mettersi, anche qui il fatto che non abbia una stanza dove andare a scrivere ci ricorda, no? Altre stanze dove scrivere. Che cosa succede però? Che questa scrittura la porta a un percorso di autocoscienza, un percorso che è un po' un boomerang perché aumenta la stranità al luogo in cui lei si trova, alla fine lo distrugge, lei lo brucia. Che poi nella finzione letteraria uno dice: ma se l'ha bruciato, come abbiamo fatto a leggerlo? Ma quello, vabbè, pazienza, resta in piedi lo stesso. Però che cosa è importante? Perché ve ne parlo molto e poi chiudo con De Cespedes, perché in realtà è come se questa acquisizione di autocoscienza e di dignità potesse essere un'eredità che lei trasmette alla figlia Mirella, che è molto diverso da lei, molto diversa, ha una relazione con un uomo più grande, è più libera, è più ha un rapporto diverso con i libri che legge. E la madre che cosa fa? Capisce che questa sua scrittura l'ha portata anche se ne, si scontra con la figlia, a farle sapere, a farle capire che lei deve assumere un ruolo diverso, cioè deve andarsene e deve salvarsi. Quindi non per fare quello che lei non ha fatto, nel senso di realizzare quello che lei non ha potuto realizzare, ma di mettersi in condizione di realizzare quello che vorrà, cosa che invece la madre non ha potuto fare. Nella slide precedente vi avevo segnalato che però non ci riusciamo, lo sceneggiato che fu fatto con Lea Massari, protagonista di questo racconto. Adesso invece parlerò anche qui molto velocemente, poi farò parlare
una studentessa di Ginzburg, anche qui ovviamente sapendo di ignorare, di saltare uno dei suoi testi, il suo testo più famoso che è Lessico familiare, ma anche quello delle piccole virtù che vi segnalo proprio come mescolanza di generi, di racconto, di saggio e di autobiografia. E poi vi segnalo un testo che secondo me è molto leggibile, molto interessante, che è Caro Michele, un romanzo epistolare in cui c'è una madre che cerca un contatto con questo figlio faticosamente. E che se volete ascoltare è anche letto da Nanni Moretti, si trova in una lettura di Nanni Moretti, che secondo me è efficace, efficacissima, perché io in Ginsburg, io insomma, si può ritrovare una caratteristica che magari in altre scrittrici si trova un po' meno, che è l'ironia, che è un'ironia molto nascosta, molto sotterranea, però veramente efficace. Ha scritto anche delle commedie. Natalia Ginzburg. Il racconto che abbiamo analizzato è La strada che va in città, che lei pubblicò con uno pseudonimo, ovviamente, perché il suo cognome era Levi. Ginzburg è il nome del marito che fu ucciso nel febbraio, nelle carceri di Regina Coeli nel febbraio del 44, e di cui lei mantenne il cognome. E adesso ci dovrebbe leggere, ci dovrebbe raccontare qualche cosa di questo racconto che io qui vi metto anche nell'edizione, quella originale, e se volete in un approfondimento che vi racconta proprio la storia editoriale di questo racconto, appunto, sempre su YouTube lo dovreste trovare. Quindi adesso ci parlerà, il racconto Mio marito, direi Alexandra, se c'è. Sì, salve, buonasera. Inizierei con la trama che questo racconto tratta di, diciamo, della vita di una giovane ragazza di 25 anni che si sposa con un dottore che era amico di famiglia e si sposano nonostante non abbiano mai parlato o si siano visti pochissime volte. Dopo il matrimonio la ragazza vede e parla poco con il marito perché lui è sempre occupato oppure fuori lavoro. Successivamente il marito le confessa che prima di sposarsi con lei si incontrava nel bosco con la figlia di un contadino del paese, Mariuccia, e racconta come l'abbia curata per una pleurite e dopo averle pagato tutte le medicine le portava da mangiare di nascosto dai genitori. Più tardi i due intraprese una relazione amorosa nonostante la loro grande differenza d'età. All'inizio la protagonista non dà molto peso a questo aneddoto, ma pian piano inizia ad avere una certa avversione per Mariuccia. Dopo la nascita dei due bambini il loro rapporto sembra migliorare, ma in realtà non è così. Diversi anni dopo il matrimonio e la nascita dei figli, la protagonista scopre che il marito è tornato a vedersi con Mariuccia e per questo motivo litigano e il marito ammette di non averla mai amata. Un ulteriore motivo per cui i loro rapporti si raffreddano è il fatto che la giovane amante fosse incinta. In seguito a un periodo al mare con i bambini e la balia, la protagonista torna al villaggio. Il marito parte per un paese vicino, ma allo stesso tempo lo vengono a cercare i fratelli di Mariuccia perché stava partorendo. E la protagonista segue i fratelli di Mariuccia e va ad aiutare la madre della ragazza e l'allevatrice, ma poco dopo il bambino era nato morto e Mariuccia anche lei morì di parto. Il marito della protagonista arriva troppo tardi e dopo essere tornato a casa con sua moglie si uccide. In questo racconto vengono toccate diverse tematiche, soprattutto quattro principali, ovvero quello del matrimonio, giustamente perché la protagonista si sposa e lei vede il matrimonio come una cosa che le porta salvezza e amore nella vita, ma in realtà tutto quello che fa è il contrario, la allontana dalla sua famiglia e la confina in casa. Il secondo tema è il tradimento che avviene da parte del marito, il quale sembra essere molto disinteressato,
all'adempiere i suoi doveri per essere un marito buono, e a tratti sembrerebbe che lui non vorrebbe essere sposato con la protagonista, ma diciamo, con la sua amante, che è Mariuccia. Il terzo tema è il ruolo della donna, che è decisamente conforme a quello della donna dell'epoca in cui ha vissuto l'autrice. Le donne badano a casa, badano alla casa, badano ai figli, mentre le figure maschili stanno fuori tutto il giorno per guadagnare soldi. E il quarto e l'ultimo tema, diciamo, che siamo riusciti ad individuare è il rapporto con il marito, che è rappresentato in questo racconto e a tratti è davvero triste, quasi come se nessuno dei due coniugi fosse essere sposato con quella persona, dando una sfumatura molto, diciamo, molto negativa al matrimonio. Benissimo, grazie Alexandra. Adesso io accennerò solamente perché abbiamo ancora qualche tema da trattare a Lala Romano e a un testo che parla ancora del rapporto tra una madre e un figlio, che è Le parole tra noi leggere, e una scrittrice che anche lei ha partecipato alla Resistenza, pittrice, poetessa, e il titolo del testo viene da una poesia di Montale, e ve lo accenno semplicemente perché incrocia i due temi di cui abbiamo parlato, cioè il tema della maternità e il tema dell'autobiografia. Una delle caratteristiche di Lalla Romano, che ha una scrittura veramente cristallina, è ancora una volta l'ironia, è veramente quasi un'ironia gelida, molte volte, che è molto lucida anche nella analisi proprio della sua fatica, della sua difficoltà di essere una madre che ha la volontà di quasi imporsi su questo figlio, nonostante il figlio si sottragga a questa relazione. Tenete anche conto che il figlio, dopo che la madre pubblicò questo libro, non le parlò più. Quindi, evidentemente, è un testo molto, molto forte. Però è sicuramente una lettura lucidissima della maternità. La ultima scrittrice, ultima ma non ultima, di cui parleremo è Elsa Morante. Di Elsa Morante, appunto, tratteremo una raccolta di racconti. Una raccolta di racconti, anche se so perfettamente, sappiamo bene che i suoi testi fondamentali sono certi i suoi romanzi, Menzogne e Sortilegio, L'isola di Arturo e La storia, che hanno anche al loro interno figure di figlie, figure di madri molto, molto interessanti. E, il testo ulteriore che vi ho segnalato è Il mondo salvato dai ragazzini, che è un testo di poesia. Non accennerò veramente, se non in modo indiretto, al testo della storia e a quello dell'Isola di Arturo, anche se vi ho indicato qui certamente un testo imprescindibile, che è quello del suo romanzo storico, diciamo così, con questo titolo così forte, Storia dei piccoli, storia delle vittime, storia con la S maiuscola. Questo libro è una storia della critica particolare che vi ho segnato di fianco, che è tutto quello che successe quando questo testo venne pubblicato, perché generò una ridda di pareri, di critiche, prima di tutto perché Morante lo volle pubblicare in edizione economica e vendette, credo, 600.000 copie in pochissimo tempo. Quindi i giudizi furono durissimi anche di persone a lei molto vicine, come, non so, mi ricordo il giudizio di Calvino, che le disse sei patetica, proprio perché questa sua volontà, tra virgolette, popolare, questa sua volontà di avvicinare
la storia, e in questo modo venne considerata quasi un'operazione un po' così populistica. Comunque, in questo testo pubblicato credo qualche anno fa, vi riassume un po' tutto quello che successe intorno a questo romanzo. Invece, noi abbiamo, sempre per il motivo che vi segnalavo all'inizio, un po' perché era diciamo, era maggiormente accessibile la lettura del racconto, un po' perché in realtà non è un'opera minore questa di Elsa Morante. Tanti critici l'hanno messo in evidenza, che è un'opera veramente straordinaria, che intreccia il racconto, intreccia la fiaba, intreccia il mito, intreccia il grande tema del gioco attraverso la rappresentazione dei bambini e non solo dei bambini. È una raccolta che recupera anche primi testi di Morante degli anni 40, e all'interno di questi noi ne abbiamo analizzati uno. Uno è proprio Il gioco segreto, che è bellissimo, anche questo ve lo consiglio, in cui si parla di una famiglia decaduta, nobili, un marito e una moglie, che sono due genitori, oggi si direbbe un po' anaffettivi, un po' trascuranti, soprattutto la madre, che è interessata solamente all'etichetta, ma in realtà ignora completamente le condizioni dei figli, che sono laceri, sporchi, è una nobiltà decaduta. E questi tre bambini, la sorella e due una sorella e due fratelli. Qui cominciamo già a farci venire in mente altre famiglie in cui c'erano delle madri. Non so, a me ne viene in mente una di nome Adelaide, non so se può essere. D'altra parte, Morante ha molti riferimenti a Leopardi, soltanto il fatto che il racconto di cui vi parlerò avrebbe avuto il titolo di Nerina, un altro personaggio della poesia di Leopardi. Appunto, vi dicevo, in questo gioco segreto, questi tre bambini, per sfuggire a questa realtà terribile, entrano in una dimensione parallela, in una dimensione fiabesca di avventure, con un risveglio molto amaro, che però non vi dico perché se no, se lo leggete, vi tolgo il finale. Certamente una scrittura in cui c'è la maternità ed è una maternità altamente perturbante, diremmo, cioè analizzata in tutte le sue, in tutti i suoi risvolti più cupi, ma anche più lievi. E c'è un racconto all'interno di questa raccolta che si intitola La nonna. E rare, credo, i racconti o i testi in cui si parla di nonna, anche qui certamente con uno sguardo veramente inquietante. E dunque, il racconto di cui vi parlerà adesso Martina si intitola Donna Amalia, è l'ultimo racconto di cui vi parlo e l'ho scelto anche perché è un racconto di grande leggerezza, di una leggerezza quasi leopardiana, direi, nel momento in cui vi sentirete questa donna fanciulla, lei forse si voleva ispirare, pare, al personaggio di Josephine Baker, tanto che appunto Nerina forse richiamerebbe questo aspetto, di una donna riscattata dalla danza. Non è la storia di Donna Amalia, ma probabilmente incrociando questo testo e lo scialle andaluso, il racconto, l'ultimo racconto, forse c'era appunto, come leggete qui, il progetto di un romanzo, che però poi le carte sono state ritrovate in archivio, ma non è un romanzo incompiuto, diciamo così. Quindi adesso, se c'è Martina, ci racconterà la storia di Donna Amalia. Ok, allora, la donna Amalia Cadorna è una nobile donna che vive a Palermo e questo racconto sembra essere principalmente una lunga descrizione fisica e soprattutto psicologica e caratteriale appunto di donna Amalia. E vengono rappresentati alcuni momenti della sua giornata, come la notte in cui sveglia le cameriere predilette per contemplare la luna. I personaggi principali sono due. Da un lato c'è Donna Amalia, che è la protagonista del racconto. È una signora sulla cinquantina, sposata con un cavaliere spagnolo, ed è caratterizzata dal fatto di avere un cuore di una bambina e è una sognatrice spensierata, mentre dall'altro lato c'è Don Vincente, che appunto è il marito di Amalia. È un nobile cavaliere catalano che per amore sfida a duello il suo rivale e cerca di soddisfare ogni desiderio della sua sposa, anche quelli più stravaganti. In questo racconto appunto ricorre la figura della fanciulla,
Infatti, Donna Amalia non aveva acquisito l'abitudine delle cose che portano alla noia, perciò continuava a emozionarsi anche più semplici. E quando desiderava qualcosa, voleva averlo a tutti i costi e a lei stessa ride follemente dei propri capricci. Ora leggerò un piccolo passaggio di questo testo. Se poi si recava qualche ricevimento, era capace di lasciare a casa i brillanti e di ornarsi di una collana di nocciolo di castagne secche che quella sera le pareva più bella. Ma tale era il suo prestigio fra le donne della città che la sera dopo 10 dame sfoggiavano mulini di castagne secche nei teatri e nei saloni. Ora però succedeva che, mentre addosso a Donna Amalia le castagne secche figuravano preziose come diamanti, addosso alle altre dame esse avevano assolutamente l'aria di castagne secche. Bene, adesso abbiamo concluso il nostro percorso e io ho deciso di chiudere mi scuso per questa perorazione un po' retorica, avevo deciso di metterla, e da dove eravamo partiti volevo concludere. E volevo concludere facendo leggere questi due strati della conclusione di questo testo da due studenti, una studentessa e uno studente, Francesca e Lorenzo, che non hanno potuto, diciamo così, presentare i loro lavori perché erano quelli di Antonia Pozzi e di Amelia Rosselli, che invece sono confluiti poi nel precedente incontro. Quindi adesso ascoltiamoli e io penso che possiate sentire un po' alcune cose che abbiamo detto, che ha avuto la santa certosina pazienza di arrivare fin qua nei precedenti appunto incontri. Quindi Vi ho se già c'è detto, Francesca, ok. sì, scusate. Vi ho già detto nel corso della mia conferenza che Shakespeare aveva una sorella. Lei morì giovane e ahimè non scrisse neanche una parola. È sepolta là dove si fermano gli autobus, di fronte alla stazione di Elephant and Castle. Ora è mia ferma convinzione che questa poetessa che non scrisse mai una parola e fu seppellita nei pressi di un incrocio, è ancora viva. Vive in noi e in me. E in molte altre donne che non sono qui stasera perché stanno lavando i piatti e mettendo a letto i bambini. Eppure lei è viva, perché i grandi poeti non muoiono, essi sono presenze che rimangono, hanno bisogno di un'opportunità per tornare in mezzo a noi in carne e ossa. E offrirle questa opportunità, a me sembra, comincia a dipendere da voi. Allora si presenterà l'opportunità e quella poetessa morta che era la sorella di Shakespeare riprenderà quel corpo che tante volte ha dovuto abbandonare. Prendendo vita, come suo fratello aveva fatto prima di lei, lei nascerà. Ma che lei possa nascere senza quella preparazione, senza quello sforzo da parte nostra, senza la precisa convinzione che una volta nata le sarà possibile vivere e scrivere la sua poesia, è una cosa che davvero non possiamo aspettarci, perché sarebbe impossibile. Ma io sono convinta che lei verrà se lavoreremo per lei e che lavorare così, anche se in povertà e nell'oscurità, vale certamente la pena. Grazie. Ecco.